Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Black Ops 2. E come di consueto rieccoci qui a fare il terzo prestigio. Come avete visto nel precedente episodio sono passato dal prestigio 1 al prestigio 2. E quest'oggi passerò dal prestigio 2 al prestigio 3. Qualcuno mi ha chiesto prima di prestigiare facci vedere le tue classi. Ebbene così farò. Partiamo dal fatto che io uso davvero pochissime classi. Cioè ne uso sì e no 2. Sono pochi, allora. Vedete questo da runner? Uso sempre questi 3 perk, ovvero leggero, ruba forte, destrezza ed oltre il limite. Anche se spesso oltre il limite sostituisco maschera tattica, perché tutti usano troppe robe che esplodono e mi danno fastidio. Perché c'ho il CICOM, un'arma di merda? Perché sto prendendo l'oro di tutte le armi. Come vedete, nell'MP7 ho l'oro, nel PDV ho anche l'oro. Adesso mi manca, se non sbaglio, no, che cazzo sto facendo? Nel Vector ho anche l'oro. Poi sto continuando a sbagliare. Nell'MSMC ho l'oro. E poi nel CICOM ho preso l'oro circa una mezz'oretta fa. Quindi ho preso anche l'oro in quest'arma. Adesso mi manca da fare lo Scorpion. Scorpion che andrò a sbloccare poi col punto di sblocco definitivo, perché voglio farmi appunto subito tutte queste mimetiche oro, così per poi prendere la mimetica diamantata. Ovviamente devo portare anche tutte le armi al massimo prestigio dell'arma e al massimo punteggio. In questo modo sblocco tutte le targhette. Ovviamente devo finire anche il Vector, il Kikom, le cose che preferisco finirle dopo che ho preso il diamante. È tutto qui. Questa è la prima classe che subisce molte variazioni ogni volta. Dopo abbiamo l'MSMC Overpowered. Questa è la classe che tutti odiano e tutti prendono del cheater, ovvero MSMC con FMJ e canna lunga. Poi abbiamo leggera, inflessibile, acciaio, oltre limite e destrezza. Con questa classe andate di brutto, ovviamente dovete mettere le wildcard abilità 1 e abilità 3. Poi abbiamo la classe d'assalto standard con leggero, acciaio e destrezza, dove tengo il TAR con impugnatura e calcio regolabile. Quindi con due calci praticamente voi sparate, quest'arma sta ferma. Comunque la classe che vedete. Poi abbiamo una classe di pompa, leggero, acciaio e destrezza. Diciamo che i perk sono quelli standard, con canna lunga e caricatore rapido. E poi dico, le altre classi non le uso perché uso solo queste. Quindi queste erano le mie classi. Andiamo a fare il prestigio, come è ovvio fare. Intanto qui il mio bellissimo emblema. Quindi modalità prestigio. Ok, maggiori informazioni, accedi alla modalità prestigio. Ok, andiamo a scegliere un premio prestigio. Io ovviamente faccio non so se fare questo, ho paura. Cioè, no, io non so cosa fa questo rimborso. Non so se mi toglie tutte le cose che avevo già sbloccato in precedenza. Io farò sempre sblocca la classe aggiuntiva e vaffanculo. Perfetto, andiamo a partecipare il mio gruppo. Ok, che troveremo una partita. Sono bellissimo al prestigio 3, livello 1 ovviamente. Adesso vediamo che partita fare. Se non sbaglio qualcuno mi aveva detto di non usare la classe con lo Scorpion Evo, perché dicono che è un'arma troppo strana. Quindi vogliono variare classe. Quindi vedremo di non utilizzare lo Scorpion Evo in questa partita che verrà, in questa prima partita di questo primo prestigio. Intanto la mia voce sembra che stia ritornando dopo circa due settimane che ce l'ho totalmente andata a farsi fottere in modo più totale. Anche se ancora non è ai massimi livelli, io voto Cargo perché Cargo è una delle mie mappe preferite. Che è bella Cargo, guardate come tutti votano Cargo. Tutti votano Cargo perché Cargo è la mappa carga, nel senso carica. Ok, forse carga non doveva essere un... Ok, ciao a tutti, io sono Jumpitech e benvenuti in questo video che faremo su Cargo. Oh mio Dio. Ok, avvio tra 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ed eccoci su Cargo, che il Devasto abbia inizio. Ok, forse Devasto non tanto, perché se non utilizzo una cosa strana... Allora. Agente, mi avete detto no perché bla bla bla. Specialista che è col pompa. Mercenari, mi sa che uso questa con l'M27, così la smettete di dire... perché usi quella? Detto...
proprio così, perché usi quella? Tanto quelli in alto a destra sì sono FPS, ragazzi, non me lo chiedete più, per favore. Se mi dite perché tieni gli FPS mentre registri, non è che li tengo mentre registro, potrei anche toglierli, ma ogni volta non mi va, perché io preferisco sempre avere un controllo degli FPS bello rapido, perché se ho qualche problema di frame per secondo non sono come dico io, almeno me la colgo subito e non devo stare ogni volta ad aprire programmi di terze parti che mi mostrano gli FPS, dato che c'è questo Call of Duty che ha questa bellissima opzione proprio dal menu, e credo sia l'unico opzione di Call of Duty che abbia questa opzione dal menu, perché gli altri l'avevano sì, ma da console, che dovevi scrivere tipo seta trattino basso cc cg draw fps simple, una cosa del genere. Oddio, me lo ricordo, che nerd. Mi ricordo che era così in Black Ops 2, in Black Ops 1 era sicuramente così. Per mostrare gli FPS dovevi mettere questo comando nella... Stronzo che non sei a... per Dio! Nella console, che la console si apriva con il tastino accanto all'uno, che è tipo... la barra, quella cosa strana lì comunque con i due trattini che... Non ho mai capito a cosa sono quei due trattini, ma... Sorvoliamo, perché noi stiamo giocando per adesso Call of Duty, non dobbiamo farci ulteriori domande, ulteriori quesiti e ulteriori tutto. Allora, M27, arma bruttissima, che io dicevo che era bella ai tempi, ma proprio fa cagare lo scroto, ma sorvoliamo ragazzi, non è un problema, vero? Voi non avete sentito un bel niente. Ok, vediamo cosa fare. Allora, con questa cazzo si chiama? M27, da vicino può essere buona, ma dalla distanza è totalmente uno schifo, perché ha un rinculo enorme. Qua sotto c'è qualcuno? Ciao, baby. Oh, soldato scelto 2, sei stato promosso. Sì. Chi è questo? Chi è che mi importuna da dietro? Ho paura! Ok, forse non dovrei avere paura da coloro che mi importuna dietro, ma io c'ho quelle... Merda, dove sei? Dove sei? No! Dropshot FTV. Allora, continuiamo ad avanzare. Intanto abbiamo una connessione di merda, come scritto in chat dal sommo, che praticamente tutti abbiamo un ping di merda. Il che non è una cosa nuova. Cioè, oddio, su questo Call of Duty onestamente, se deve essere obiettivo, la connessione è particolarmente migliorata. Perché, almeno parlando sempre di PC, che la connessione non cade mai. Abbiamo quasi sempre tutti quattro tacche, tranne questi rari casi, appunto, come state vedendo adesso. È un bel headshot, ci sta sempre. Su console ancora ho visto che c'è il come cazzo si chiama? Il sistema di host, perché ho visto alcuni video dei consolari, che è appunto gli altri youtubers che giocano su console. Ho visto tipo che ogni tanto, ogni due secondi, appare scritto migrazione host in corso, bla bla bla, quei cazzi che proprio quando ero su console non ne potevo più, invece qua su PC fortunatamente è tutta un'altra storia, per questo continuo a prendere il PC e ad amarlo violentemente. Non fare altro col PC, bisogna amarlo. Ok, allora intanto siamo a 10.5, che non è malaccio, contando che sono con un M27 e non è una mia specialità di classe di armi. Cazzo, dov'era lo stronzo in quella finestra dove tutti camperano? E anch'io ogni tanto campero, se devo essere sincero. Qui sta stando qualcuno. Merda, merda! Con lo Scorpion, e voi mi dite di non usare lo Scorpion? Siete proprio stronzi, tutti lo usano, tutti mi obnano, tutti mi... Blalalalala. Ok, sei andato, c'è ancora un altro in finestra, l'ho visto. No, ok, non ci sei più. Vediamo dove sono camperati i nostri ragazzuoli. Tanto che cazzo c'ho? Wav, colpo fulminante e Dragonfire, cose che non prenderò mai con quest'arma. Ah, ti ho visto i piedi. Ehi, no, 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 no. Col pompa, quanto li odio quelli col pompa, madonna. Perché, non so se anche a voi capita che tutti cercano in questo gioco l'arte, chiamiamola così, l'arte del one shot e one kill. Ovvero che... devi sparare un colpo e ovviamente il nemico deve morire. Non sono tutti bravi a utilizzare le mitragliette, fucili d'assalto, come Cristo comanda. Ninja Juventus poi non è un nome molto buono da mettere. Cioè cazzo c'entra Ninja Juventus? Qualcuno deve dirmi che nesso c'è fra le due cose, fra un ninja e la Juventus. Ma
questi sono i misteri. Ci sono peggiori nick, tipo... No, tipo niente. Magari quel nick può seguirmi. Era un nick. Oh, questo si butta a pesce e io l'ammazzo. Bow triple. Dai che forse arrivo al cazzo di... Wav? Sì, ok, Wav. Dai. Dove sei? Dwerk! Dov'era? Jumpy Dwesk and Kane Cristo. Ok, così è più bello. Ok, allora ragazzi, la partita è finita 15-10 e sono arrivato al livello 4. Ogni volta che faccio la prima partita arrivo a livello 4. E quindi, se questo video vi è piaciuto, come sempre, questi gameplay di Black Ops, così ogni tanto, cioè ovvero ogni prestigio ci stanno. Appunto, se vi piacciono fatemelo sapere sempre con un bel commento e con un bel mi piace bello grosso. E adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo prestigio, al prossimo video, quello che volete voi. E ciao ciao.